Il tormento dell'artista. Mi chiama il mio amico scrittore Furia Addolorato e mi dice: senti, io volevo confidarmi un po' con te, che sono sicuro mi capisci, e volevo rivelarti il mio tormento. Quale tormento, dico io? Il tormento dell'artista. Io sto soffrendo, ma sono i dolori del parto. Sento che qualcosa si agita e si strugge dentro di me. Una voglia di bellezza, di verità, di capolavoro. Qualcosa vuole uscire da questo cuore, da questo cervello. È terribile. È come se il mondo, il dolore del mondo, volesse uscire attraverso le mie parole. Ma quali? Ma quali? E il mondo mi dicesse: parla, parla, scrivi, dillo tutto questo. Parla, parla a nome del mondo. Riscatta tutto questo dolore attraverso le tue parole. Crea l'opera. L'opera? Sì, l'opera sta già maturando in me, lo so, nel dolore dello struggimento e del tormento. È l'umanità in me che me lo chiede. Il mondo, tutto questo, mi dice una voce, non passerà invano. Devi dirlo, devi scriverlo. Il mondo aspetta, io non posso rimanermene così, io sono uno scrittore e quando tutto questo finirà dovrò consegnare l'opera. Ma hai qualche idea? Per ora la copertina e il prezzo all'incirca, ma non sarà facile, sarà un'opera di sudore e sangue. Tutta la sofferenza del mondo troverà espressione nelle mie pagine. L'altra notte ho sognato di essere da Fabio Fazio, che mi chiedeva, si aspettava che il suo libro, Tutto il dolore del mondo, la facesse guadagnare tanto. Perché si intitolerà Tutto il dolore del mondo? Non so, farò un sondaggio fra i miei followers, ma per ora è un tormento. Non ho scritto una parola. È dura, Furio. Potresti rompere il ghiaccio a pagina 1 scrivendo subito è dura, Furio, come parlando a te stesso. Sarebbe originale. Dici? Non so, io voglio rappresentare e dare un significato al dolore di tutti, quello che gli altri non avranno saputo esprimere. Insomma, l'Omero di questa epica strage. Bravo, ben detto, ma un Omero che brucia per l'umanità, che ha sofferto più degli altri, ha capito più di tutti, ha saputo usare le parole più alte e si è gettato nel fuoco dell'opera bruciandosi per la verità, come Giordano Bruno. È dura. E poi ci sarà il problema della distribuzione nella fase 2. Non sarà facile farlo avere nelle case degli italiani. Non ti preoccupare, se per questo ci sono i rider. Ecco, perché non inizi il primo capitolo con una cosa che spacca? Tipo, lettera al rider che per primo porterà le copie del mio libro Tutto il dolore del mondo nelle case degli italiani.